Il nostro viaggio nella scuola che cambia ci porta qui, a Piadena, nella Bassa Padana, tra Mantova e Cremona, sulle rive dell'Oglio. È una zona contadina, con i suoi borghi antichi, le grandi cascine, i filari frangivento e la nebbia, che a volte invade tutto. Può sembrare che il tempo qui passi sempre uguale, che non accada mai nulla. Eppure, il più delle volte, è proprio in questi angoli di provincia, apparentemente tagliati fuori, che si maturano esperienze che invece non hanno luogo nel ritmo affannoso e snervante delle grandi città. Qui, al Vo, una frazione di Piadena, da quasi 30 anni ormai, lavora Mario Lodi, uno dei maestri di scuola che di più ha contribuito a sperimentare, a far conoscere la necessità che l'insegnamento, l'apprendimento, partano dal bambino e quindi dal suo ambiente, dalle cose che conosce, che gli sono vicine e care. Per descrivervi l'attività di Lodi e dei suoi ragazzi, siamo entrati, un giorno qualsiasi, nell'aula della classe quarta, nella scuola elementare al Vo di Piadena, ed abbiamo registrato ciò che vi accadeva. Febbraio 23. Acquisto puntine. Lire 150 in uscita. Febbraio 28. Acquisto 100 matrici. Lire 16.240. Poi abbiamo una fattura. Quanto costano le matrici e l'inchiostro? 14.500. Ecco, perché hai segnato 16? Perché c'è dentro l'IVA del 12% con 1.740 lire. Fate il controllo se è esatto. Adesso vediamo se è vero, cioè se i soldi ci sono. L'ultima volta cosa c'è stato? Ti ricordi? Non sbaglio. Cioè noi ci siamo costituiti quest'anno come cooperativa, cioè i bambini hanno costituito una cooperativa. Perciò abbiamo bisogno di decisioni. Abbiamo bisogno continuamente di discutere che cosa fare con i soldi che abbiamo, quali problemi affrontare, che cosa realizzare. Ecco, e tutti i giorni abbiamo spese, entrate da segnare. È chiaro, no, che questo implica una quantità di problemi matematici, calcolo anche di percentuali, continuamente. Ma non è solo matematica. È soprattutto una visione della vita che continua, che si progetta, che si porta avanti insieme, prendendo degli impegni. Questo mettere il bambino in rapporto con un impegno, con una precisione, ecco, e soprattutto il rendere i conti, una cosa che in Italia oggi si dovrebbe imparare fin dai banchi della scuola, no? A quelli che rappresentano, diciamo, la base, insomma, no? Ecco, la comunità, ecco, mi pare una cosa importante perché è veramente un valore. Ecco. Quando avremo fatto il bilancio sapremo effettivamente se noi siamo in attivo o in passivo, no? Cioè se abbiamo debiti o crediti, se andiamo bene o se andiamo male. Sapete cos'è un bilancio? Qualcuno l'ha visto fare? Ecco, Giambattista. Mio zio fa l'ambulante e quando ha finito di lavoro da andare a vendere fa il bilancio, guarda quanti soldi ha preso e quanti soldi ha speso. E tu come lo sai? Perché io già quando ero in seconda ci andavo sempre insieme. Io una volta ho visto mio papà fare un bilancio. Quello dell'azienda, perché comprano e vendono e allora spendono soldi. Lo fanno alla fine dell'anno?
Credo. Noi studiamo la vita, l'ambiente. Non c'è niente che non sia in relazione con la matematica. Raccogliamo i dati della meteorologia per farne poi la carta del tempo della nostra zona, che rientrerà nello studio del paese, e ci troviamo anche lì la matematica con percentuali, con quantificazioni. La troviamo nella storia dei nostri contadini, come ci ha raccontato la mamma di Umberto quando ci ha detto che il grano turco veniva ripartito a quarti, un sacco al contadino, tre sacchi al padrone che ci metteva la terra, scoprendo così nella matematica anche questa ingiustizia sociale. La troviamo anche nella creatività, per esempio nella storia della mongolfiera che stiamo facendo, ecco, avremo dei problemi, già sono emersi dei problemi matematici, calcolo dei venti per poter spostarsi da una zona all'altra, il calcolo delle distanze proprio fra una città e l'altra, fra una zona e l'altra, l'uso delle carte geografiche, tutto insomma, poi lo sappiamo, no? Che tutto quello che l'uomo fa ha in qualche modo un rapporto con la matematica. Un giorno ero andata al cimitero, ho visto un morto che era la fotografia di un morto sopra la tomba. Solo quando ero dietro andare a casa mi sembrava che ad aver visto lui, mi sembrava di averlo visto. Non sapevo se era un'immaginazione o se era vero, perché non mi è sembrato. Ecco, da quando è morto il papà di Giambattista, insomma, che vi ha colpito molto da questa morte, avete questi pensieri piuttosto tristi, diciamo. I testi che generalmente si ascoltano il mattino quando ci si ritrova, e come fra amici, no? Ci si scambiano le esperienze, le idee, così, no? Sono momenti della vita di ognuno, insomma. Non è che si programmino, ecco, vengono naturalmente quando si scopre che veramente siamo amici, insomma, no? C'è un rapporto di amicizia fra di noi. E sono importanti per l'educatore per capire il bambino, no, giorno per giorno, nei suoi problemi, nei suoi momenti di felicità e di tristezza, per andare a fondo praticamente nella sua vita. Perché senza la conoscenza del bambino non possiamo noi illuderci di educare, di formare, di intervenire positivamente. Non c'è processo educativo che non sia inserito sulla realtà del bambino, piaccia o non piaccia, com'è. Oggi abbiamo sentito alcuni di questi testi. C'è chi obietta, probabilmente, no, che sono cose banali, sono cose minime, che il bambino a scuola deve imparare cose più importanti. È vero che deve imparare cose importanti e ci si deve arrivare, ma la vita del bambino non può essere buttata a mare. A noi sembrano banalità, per lui invece sono cose importanti. Sono i rapporti che lui ha con i familiari, i rapporti che lui ha con l'ambiente che lo circonda. Ecco, far emergere questi momenti, analizzarli insieme in modo non troppo scolastico, ecco. Ma partire specialmente da quelli che colpiscono il bambino, sviluppare alcuni temi, noi ci troviamo sempre collegati con la realtà più ampia e con i problemi generali. Prima ancora che ci colpisse il fatto della morte del papà di questo compagno, di questo bambino, avevamo già fatto un pannello, no, del funerale, un funerale che doveva essere rappresentato in un ambiente molto tetro, squallido, l'inverno, la morte e l'inverno. Poi, durante la pittura, la bambina ha cominciato a mettere delle gemme sugli alberi e tutti gli altri sono andati per quella strada ed è venuto fuori un paesaggio di primavera. Addirittura un corteo funebre con gli abiti multicolori e vivaci. Solo un uomo era vestito di nero e non era un familiare perché era in mezzo al corteo. Ci si è chiesti chi fosse, che cosa pensasse, perché piangesse, no? Questo uomo che aveva disegnato Sergio. E allora sono venuti fuori molte ipotesi, diverse ipotesi, che hanno rivelato ciò che pensano i bambini della morte,
di questo fatto, col quale poi, circa una settimana dopo, avrebbero fatto una dura esperienza, no? Quando ha detto che ha toccato tuo papà, come cosa ha toccato? Ah, il sedile o l'uomo? Ma lui dice che ha toccato. Come ha detto, a me mi pareva di aver toccato il tuo papà, invece aveva toccato il sedile, perché lui, mio papà, era invisibile, però ci vedevano soltanto i colori, ma la faccia no. Io volevo dire, quando abbiamo fatto il funerale del papà di Gian Battista, mi sembra che era la Luisa che piangeva. Quando ho visto Gian Battista piangere, dentro di me piangevo anch'io e non lo sapevo nemmeno il perché. Eravamo tutti commossi, no, quel giorno, per questa morte improvvisa. Quando accadono queste cose, cioè queste cose non sono studiate sui libri oppure sentite dal maestro che gliele racconta, ma sono vissute, sono realizzate, diciamo, come studio da un punto di vista emotivo e nello stesso tempo anche intellettuale e psicologico insieme, no? Per cui entrano a far parte della loro, diciamo, cultura, della loro esperienza e contribuiscono a maturare il bambino, mentre le cose trasmesse non sono altro che cose appiccicate che noi conosciamo ma che non sono state interiorizzate e perciò non vanno a alimentare, ad arricchire la nostra cultura. In casa di Maria l'annuncio dell'angelo Gabriele. La tecnica delle ombre l'ho imparata recentemente a un corso di aggiornamento per educatrici dell'infanzia che si è tenuto ad Asolo. E siccome ne ho parlato ai bambini, un giorno l'abbiamo provata. Ed è stata una scoperta di un altro linguaggio, suggestivo. Un linguaggio che poi i bambini, volendo rappresentare la storia di Gesù, l'hanno unito, io direi quasi fuso, con altri due linguaggi, quello della musica e quello del colore, per cui ne è venuto un sincretismo, no? Di tre linguaggi in cui non c'è la parola, né scritta né detta. Ora, proprio oggi dovremmo affrontarlo, il problema del secondo capitolo, l'ira di Erode, il primo scontro di Gesù col potere. Abbiamo già scelto le musiche, anzi la musica, perché ce n'è una, di Stravinsky, Le Sacre du Printemps. Adesso dobbiamo vedere come è possibile fondere insieme questa musica e l'azione. I cinque momenti li sappiamo, adesso li ascoltiamo e vediamo dove si può mettere queste scene. Ecco, comincia qui, no? È qui che comincia? Sì.
No, no. No, sì, sì, bilancio. No, è quando fa. No, erode. Erode. Le strade? No. No. Qua? Ecco qui. Qua. Qui? La strage. La strage. Comincia la strage. Che si vede? La strage. Cominciano ad ammazzare i bambini dai 2 anni. Vieni. Una volta. Una volta. Ma io qui cominciano. Qui c'è la fuga. La fuga. Dopo viene. In dove? Colore? Rosso. Blu. Blu. Fino a Madonna. La strage rossa. E il sole continua a piangere. Momento. Quelli che dicono che va bene così. Maestro, i soldati al ritorno dicono che non quando è arrabbiato non è così, non è arrabbiato, ci vuole una forte per fare che è arrabbiato. Qui cosa c'è? Ecco, adesso arrivano qua il ritorno dei soldati e gli dicono a Erode che non hanno mica trovato, che non hanno mica trovato, ci sono Gesù. La musica di Stravinsky, che è stata scelta dopo una selezione abbastanza ampia, ha portato tutti i bambini a riconoscere in questo brano musicale dei momenti di tensione che corrispondevano a ciò che volevano rappresentare, e cioè l'ira di Erode, la strage degli innocenti, la fuga di Maria, Giuseppe e Gesù, la speranza di arrivare a salvarsi, eccetera. Adesso c'è la difficoltà di sovrapporre a questi momenti musicali, a questi brani, l'immagine. Io non so se così come vogliono fare i bambini riuscirà. Nella Natività i singoli episodi hanno avuto la loro musica specifica. Dire, spiegare ai bambini questa questione della vostra esperienza, dell'unione, no? Di due famiglie in forma proprio associativa, in forma quasi cooperativa, anche sì. Se non è una cooperativa. No? Questo mi sembrava importante perché facciamo uno studio dell'ambiente, no? Del paese. Abbiamo altri tipi di cascina, c'è quella di tipo classico, no? Del papà dell'Angela, Rosini. C'è quella qui di San Lorenzo, del Grasselli, che fa la monocultura con l'allevamento delle mucche da carne. Sì. E c'è la vostra, che io penso che per il nostro studio, per i nostri ragazzi, insomma, sia molto interessante perché investe proprio anche la mentalità, il modo di pensare dei nostri contadini, che voi avete superato. Cioè, per mettersi insieme qui, no? Occorre superare una barriera, quella dell'individualismo, dell'egoismo. Sì, sì. Ecco.
Voi l'avete superato, ecco, sì. E vi trovate bene, no? Sì, sì, contentissimi tutti e due. E dunque noi siamo partiti così noi. Nel primo tempo si voleva unire tutte le piccole aziende del paese. Qui si voleva fare una stalla unica di tutte le piccole stalle del paese. Ma non ci siamo combinati perché non abbiamo ancora la maturità, non siamo ancora maturi di queste cose. Allora io col signor Galetti qui sono andato dall'ispettorato, al capo dell'ispettorato, ho detto perché non potete aiutarsi anche noi due soli, che gli altri non ci stanno a queste condizioni. Ecco, ecco, quello che volevo che capissero i bambini è qual è la resistenza di questi individui a non mettersi insieme, insomma, no? La resistenza è che ciascuno vuol sapere, vuol vedere i suoi interessi, i suoi capitali. Invece quando sono uniti, sono legati insieme, in modo che non sanno qual è il suo. Questo è il capo. Loro dicevano, quali sono le mie bestie? Se siamo in 10 insieme, se siamo in 10, le mie 10 mucche quali sono? E io gli facevo questo discorso, gli dicevo, noi non dobbiamo mangiare le mucche, noi dobbiamo mangiare la resa, la rendita, ecco, della mucca. Ecco, loro sanno che questa soluzione, no, porterebbe un vantaggio economico. Sì. Tuttavia non riescono a fare questo salto. Voi siete i primi qui nella nostra zona che si sono messi insieme, no? E con un risultato positivo. Sì, no? Sì, ha un risultato. Tuttavia positivo. Gli altri non riescono. Che cos'è che impedisce questo? No? Ecco, io questo vorrei... è quello che vorrei far capire ai bambini. Ecco, no? Io vorrei dire questo, che prima cosa bisogna essere maturi, bisogna volersi bene. Quando si fa questa associazione che si convincono di essere uniti, bisogna volersi bene, non sfruttarsi l'uno dall'altro. Voglio dire, non rubare io a lui e lui a me. Dobbiamo condividere, lavorare insieme e dividere insieme se ce ne sono, se ce ne vuole, se ce ne mette, ma prima cosa è di volersi bene. Questo è il scopo, il primo passo che bisogna fare. Quando scopro che qualcuno di questi personaggi che fanno parte dell'ambiente, che sono l'ambiente, insomma, no? Ecco, potrebbero essere utili perché al momento attuale, insomma, no? I ragazzi sulla base dei loro interessi ne potrebbero trarre giovamento, allora ecco che io vado a programmare, cioè a cercare nel senso di chiedere loro la collaborazione. Ecco, Anania verrà, lui e l'altra famiglia, la famiglia Galetti, con la quale si è associato. Ma non è una presentazione di una esperienza, non so, soltanto di tipo così sociale o economico. Secondo me è qualcosa di più. Intanto, per esempio, io ci vedo in questa esperienza una cosa grossa, fondamentale, difficilissima. Cioè il superamento dell'individualità, dell'individualismo, dell'egoismo, no? Della competizione che ci fa nemici, avversari, insomma, no? Che è la cosa più grossa, più difficile da superare per tutti praticamente, anche per i bambini a scuola. Il passare dall'attività individuale motivata dal voto, per esempio, no? E non motivata da una finalità comune, da una gratificazione sociale, è un passaggio importante ma difficilissimo dal punto di vista psicologico, che dà però dei risultati importantissimi e favorisce la crescita, no, dei bambini quando si riesce a realizzare. Poi c'è un'altra cosa, il fatto che questi personaggi, che questi, diciamo, docenti che esprimono dei valori realizzati come vissuto, sono legati ai problemi generali. Non sono isole felici, sono testimonianze che si legano proprio ai problemi generali dell'umanità. Se oggi la nostra società vuole rinnovarsi, se deve adattarsi alla crescita umana e sociale dell'uomo, deve per forza imboccare la strada della cooperazione, della solidarietà, della trasformazione della mentalità dell'uomo. E questa trasformazione, per un rinnovamento radicale, la scuola deve
contribuire in massima parte. Egoismo è una roba meravigliosa. Ieri sa chi fa l'amore. Il sa? E sa che fa l'amore. Il sa, cioè il sa, la fada, è il rospo. Noi diciamo mi sa. Perché adesso è il tempo dell'amore. Questo chi intende l'amore? Questo. Questo sia una coppiata di maschio e femmina. Questa signora la reca la fai off. Medi forever. Guardate. Mi ci in mano. Questo è un cordone. Pieno di uova. Pensa che la mamma qui quanti uova l'ha fatto. Sembra una corona. Figlie mie, queste qui sono tutte uova. Le vedi piccoline lì? Le vedi? Sono tante. I bambini sono... Questa qui è una coppia, ma da dove? Da dove escono queste? Dalla madre. E qual è la madre? Quella sotto. E quello sopra è il maschio. È il maschio. Io le tiro fuori, State molto attenti. Guardi. Guardate i bambini. Questi qui sono così attaccati all'amore che il maestro vi dirà che non si staccano. Io farò una fatica madornale per staccare. Lasciali stare, per favore, ecco. Sono maschio e femmina accoppiati. In questo momento le uova che nascono sono fecondate dal maschio e nasceranno i ranocchi, insomma, no? Fra 40 giorni. Fra 40 giorni. I gireni. Ecco. Nascerà i ranabos. Tan concentrati in se stessi che i se ne frega di me, di te, di uate, di tutti. Guarda che roba, una roba meravigliosa. C'è uno, senti, sì. Che pianto? Fa cocroc. Cos'è? È il pianto, è un lino d'amore. Senti. È la mola mia. Che piace troppo che sta. Per favore taci, vediamo se. C'è da qui che rumorchio, Mettiamoli in pace. Bene. Questo qui è il secondo stadio. Sono uova fatte di 24 ore da 24 fa. Ieri mattina alle 11. Uno dei docenti di base che noi invitiamo a scuola è Tano, un contadino che è sempre vissuto qui, nato qui, che conosce la natura nei suoi particolari perché è sempre stato a contatto della natura. E ora ce lo insegna. Così questa mattina ci ha portato i due rospi, no, accoppiati, questo animale, no, che è così schifoso, di cui tutti hanno paura, no? Ecco, ce lo ha fatto quasi amare, ecco, si è avvicinato a lui. Ecco, e ci ha portato a superare questa barriera, questa paura. Ecco, è una cosa molto grossa, importante, quella di recuperare o di stabilire questo contatto con la natura, insomma. Nella scuola tradizionale le attività sono legate al voto, alla motivazione del voto. Nella pedagogia moderna che parte dalla scienza, si dice che il bambino e anche l'uomo ha bisogno di soddisfare un suo interesse, dei bisogni profondi. La scuola non deve privare il bambino di questa essenziale richiesta, insomma. Dovrebbe proprio mettere in condizione il bambino di vivere lo studio, l'esperienza scolastica, più che come gioco, che è una parola ambigua, come impegno interessato, che soddisfi la sua esigenza di conoscenza, la sua esigenza sociale, la sua esigenza motoria. La scuola dovrebbe far continuare al bambino questa esperienza, metterlo nelle condizioni per usare la fantasia, l'immaginazione, l'esperienza e produrre cultura. Questo non avviene, cioè la sua esperienza, la sua cultura personale non viene portata con un salto di qualità sul piano della socialità. Viene rifiutata. E gli si dà invece il contenuto preordinato, no, trasmesso. Perché l'obiettivo non dichiarato, ma reale, è quello di non formare uomini che hanno fantasia, che hanno capacità operativa, che producano. Perché sarebbero pericolosi.
Il giornalino, come lo facciamo ora, è un'informazione per i genitori ed è aperto ai loro contributi. Poi è una comunicazione verso altri ragazzi, perciò un superamento della chiusura dentro l'aula. È manualità e lavoro di gruppo, ma soprattutto io direi che è importante perché è un diario della nostra esperienza scolastica, specialmente quando, come in questo periodo, c'è il coraggio di rappresentare le cose dal di dentro, di fronte a tutti. Il giornalino scolastico, almeno come lo facciamo oggi, ci porta verso questa maturazione, verso questa coesione del gruppo che nell'amicizia ci porta a una conoscenza sempre più profonda di tutti noi e a diventare comunità. Una società è civile quando cerca di adattare se stessa, perciò le istituzioni, fra queste mettiamo anche la scuola, alla crescita umana e sociale dell'uomo. Questo è il cuore del problema. Il ribaltamento, ecco, deve venire proprio su questa base. Non di inserire, come si dice, l'uomo nel sistema sociale, qualunque esso sia, un sistema di tipo autoritario, di adattarlo, diciamo, al sistema, ma quello di sviluppare al massimo le sue capacità di intelligenza, di elaborazione, di inventiva. Perché in questo modo lui può contribuire alla crescita proprio della società. Certo che questo pensiero fa paura. Tutti i sistemi autoritari lo temono. Lo temono perché un uomo libero, normale e perciò libero, non può non considerare in che mondo vive, quali sono i problemi, le cause di questi problemi e di contestarli, di metterli in discussione, di trovarne le cause e di proporre le soluzioni. Ecco perché diventa un uomo pericoloso. Pericoloso per chi lo vuole mantenere soggetto. In un certo senso si potrebbe dire, insomma, che l'uomo non è proprietà di nessuno. Questo è il principio. Non è proprietà né della madre, né del padre, né della scuola, né della fabbrica, né dello Stato, che ha il diritto di vivere una vita felice e che per nessuna ragione una società gli può impedire questo.